Bentornati in questo video preferiti del mese. Come vedete, oggi ho cambiato sfondo, almeno ho cercato di dare un po' di colore a questo sfondo perché oggi parliamo del mese di marzo, che per metà, almeno nella mia regione, quindi insomma nella mia regione, nella mia città, Roma, è stato un po' diviso perché tra piogge, inizio della primavera, quindi ho voluto dare un tocco di colore. Scrivetemi qua sotto se vi piace, altrimenti torneremo alla solita postazione. Prima di iniziare il video con tutte le cosine che vi devo dire, volevo dirvi una cosa importantissima, cioè che ho riaperto un nuovo account su Depop. Vi lascio tutte le info scritte bene qua sotto e vi scrivo il mio nickname qua nello schermo, così potete andarmi a seguire perché a breve, brevissimo, metterò un sacco di cosine in vendita, quindi potete poi acquistarle, ve le spedirò io in persona e vi arriveranno a casa. Metterò cover, vestiti, scarpe, qualsiasi cosa, anche trucchi. Quindi se avete l'account e volete seguirmi, comunque vi interessa, tutte le info le trovate qua sotto nell'info box. Detto questo, siamo pronti a iniziare con le canzoni del mese. La prima assolutamente questa ve la devo mettere ed è di Enrique Iglesias e si chiama Súbeme la radio, sicuramente la conoscerete. Bellissima, stratosferica. Poi ho ricicciato fuori, così girando su YouTube, questa canzone che io amavo alla follia e la sto riamando, di Emi Schilla, che si chiama Parole di ghiaccio. Cosa vi ho ricicciato fuori. E un'altra che è riuscita fuori, ma è sempre stata tra le preferite dentro il mio cuore, è una canzone di Jessie J e si chiama Who You Are. Una delle canzoni che sento di più per quanto riguarda il testo. E l'ultima che voglio mettervi, diciamo che sapevo dell'esistenza di questa canzone, ma non l'avevo mai sentita bene fino in fondo e mi sono innamorata. E si chiama Let's Earth Tonight dei One Republic, che poi è tratta dal film Collateral Beauty. Film barra telefilm del mese e voglio iniziare subito con il film perché sono andata a vedere in questo mese, vi avevo anche girato il vlog quella giornata, quindi lo ritrovo e lo metto nella scheda info. Sono andata a vedere La Bella e la Bestia, l'ennesimo voi direte perché ne hanno fatti, no, quanti ne hanno fatti? Hanno fatto il cartone, un altro fatto a film e questo che però è della Disney, quindi è proprio bello, con Emma Watson e un sacco di bellissimi attori. Mi è piaciuto tantissimo perché rispetto all'altro film della Bella e la Bestia, sempre fatto a film, quindi non a cartone, è molto ma molto più pertinente al cartone originale. E io odio quando rifanno un film appunto preso dal cartone, quante volte mi sarò ripetuto non si sa, e poi stravolgono alcune parti, soprattutto magari le più fondamentali della trama. È bruttissimo secondo me. Quindi questo mi è piaciuto da morire. In più, vabbè, la canzone Beauty and the Beast che hanno rifatto John Legend e Ariana Grande è strepitosa. Quindi, se non l'avete visto, dovete assolutamente vederlo perché è proprio bello, bello, bello. Per quanto riguarda il telefilm, ho iniziato The Originals perché sapete che purtroppo in questo mese è finito The Vampire Diaries, che è una delle serie più storiche, più belle, più tutto di questo mondo. E sono tristissima per la fine di appunto The Vampire Diaries, ma ho voluto iniziare The Originals che, strano ma vero, non avevo ancora mai visto. Avevo visto le prime forse 3 episodi della prima stagione e poi avevo mollato. In realtà sono proprio rinata perché è una serie bellissima, fatta molto con l'impronta di The Vampire Diaries, naturalmente, perché è uno spin-off della serie appunto che è finita. Ed è meravigliosa, gli attori, io mi sono innamorata di Elijah, cioè raga, a livelli proprio stratosferici, tipo che ce l'ho come sfondo del telefono e non sto mentendo. Li amo tutti quanti, dal primo all'ultimo. E anche questa, se non l'avete mai vista perché come me, non lo so, l'avete iniziata poi accantonata,
riprendetela. Per quanto riguarda le scarpe, anche qui ho ricicciato fuori queste qui che sono le Converse borchiate. Questo diciamo che è un po' il mese delle riscoperte. Ve le faccio vedere, sono queste, sono le Converse bianche. Oh, me la sono data in testa, che schifo. E questa qui le avevo prese da Maltese. Adesso vi faccio vedere, qua c'è l'etichetta, che è un sito che personalizza le scarpe, insomma le borchia, li fa tutte cose fighissime. Costano un bordello, ma ne vale la pena. Poi abbiamo prodotto beauty, che questo mese sono soltanto 4, strano ma vero. Allora, la prima cosa è questa palettina, che mi è arrivata da poco, ma già me ne sono innamorata follemente, perché non costa tantissimo, è della marca It Style innanzitutto, che appunto mi ha omaggiato di questo pacchetto, e c'era anche questa palettina, che si chiama Smoky Natural, penso sia proprio il nome, sì. E vi faccio vedere all'interno i colori, quanto sono belli. Cioè, sono uno più bello dell'altro, sono colori che vanno tantissimo adesso, i terracotta, terra bruciata, rossicci, bordeaux, dorato, fantastici, sono fantastici. E ci potete fare dai look più classici a quelli un po' più strong. Se la trovate io ve la straconsiglio. Poi vi faccio vedere questa, che invece è una cosetta di Urban Decay ed è la Naked Flushed. Ed è una palettina con tutte cose per quanto riguarda viso, quindi abbiamo questa terra che per me è un po' troppo aranciata, quindi ancora non l'ho utilizzata. Ho utilizzato tantissimo il blush, che è questo malva splendido, e l'illuminante, che ragazzi non potete capire quanto cavolo è bello. Nonostante non sia troppo riflettente, è bellissimo, perché è proprio, guardate, è naturale ma nello stesso tempo una bomba. Poi non so perché questa telecamera, sto bronzer sembra arancione, ma in realtà non è così. E quindi io mi sono innamorata, innamorata di questa. Anche questo, se trovate, prendete. Un'altra cosetta per gli occhi è questa. Come potevo non mettervi le tre preferiti, sono uscite le nuove palettine di glitter della Mulac. Questa qui è Antidote ed ha all'interno queste quattro colorazioni. Scusate, queste tre colorazioni, perché questa qui in realtà è l'Elisir, che è la base per i glitter. Poi per il resto abbiamo Crystal, questa qui invece è Abuse e questa è CPH4, che è secondo me la più bella. Oggi ad esempio indosso Crystal, scusate il segno degli occhiali, l'ho tolto un attimo per farvi vedere quanto sono belle queste palettine. Ce n'è anche un'altra con toni un po' più caldi, questa è quella dei toni freddi. Se volete un Get Ready With Me, un tutorial, qualsiasi cosa comunque, dove ve le mostro meglio, mettete un bel pollice in su a questo video e lasciatemi un commentino, così capisco. Ultimo prodotto beauty è questo, sempre di Urban Decay, che è un primer, un setting spray, però è oil control, e per chi ha la pelle mista comunque o grassa, questa è una bomba. Io lo spruzzo sia prima sia durante il trucco nelle varie fasi, e in più alla fine gli do proprio una bella spruzzata, e mi sto trovando da Dio, vi giuro da Dio. Ci sono diverse boccettine di questo spray, in più ci sono anche gli spray pre-trucco, sempre di questa linea di Urban Decay, quindi se vi interessano potete andare da Sephora e a cercarle. Poi abbiamo la cover del mese. Come sapete, se non lo sapete, comunque vi lascio linkato da qualche parte nella scheda il vlog dove vi faccio vedere che ho appunto cambiato telefono, ho preso il 7, il 7 Plus, e la cover che ci ho messo è questa qui, che è quella originale Apple, di questo color nude rosa pastellosissimo. Ci sta da Dio secondo me con l'iPhone Rose Gold, e a breve uscirà anche il video delle cover per l'iPhone, quindi se non siete iscritti iscrivetevi, così non vi perdete anche quel video. Per quanto riguarda la foto del mese, è questa foto qua, che in realtà ho fatto proprio mentre vi giravo il video dei preferiti di febbraio, quindi del mese scorso, ma stavamo comunque a marzo. E questa foto mi piace un casino, sia perché quel giorno ero riuscita a fare un trucco, mi piaceva tantissimo, e in più avevo anche le ciglia finte, e poi è una delle ultime foto che ho fatto con i capelli platino, perché come vedete adesso li ho cambiati, e quindi insomma mi piace particolarmente. Per quanto riguarda gli eventi, allora, come evento diciamo principale, c'è stato il 4 di marzo, che è appunto è stato il giorno in cui ho preso la patente. Anche di questo poi vi ho vloggato, vi ho spiegato tutto quanto, va bene. Comunque ho preso la patente appunto, e ormai è
un mese che ho la patente perché oggi è 4 di aprile. Poi il 6 marzo sono andata a fare altri tatuaggi, anche di questo vi metto il vlog che ho girato nella scheda info. Questi qua e questi sulle dita. E se volete vederli bene, appunto, andate a vedere il vlog. Il 7 ho cambiato colore di capelli. Il 16 sono andata a farmi le unghiette, ma poi le vedremo meglio nella prossima categoria. E il 31, quindi esattamente l'ultimo giorno di marzo, sono andata a prendere i miei nuovi cuccioletti, che se non avete ancora visto e siete curiosi di sapere quali sono i miei nuovi amichetti pelosi, vi lascio anche di questo linkato il vlog nell'info box. Spero di non aver superato la soglia dei video possibili da mettere nella scheda info, altrimenti trovate nell'info box o comunque sul canale girovagando. Altra categoria, appunto, sono le unghiette del mese. Come vi avevo promesso nel video precedente dei preferiti del mese, quindi quelli di febbraio, sono andata a rifare i miei artiglioni che tanti odiano, ma volevo farle lunghe perché era da tanto che non le portavo lunghe, e già la prossima volta le andrò comunque a accorciare un pochino, non vi preoccupate. Però sono di questo colore rosa antico con quest'unghia color bronzo, come vedete questo qui l'anulare fatta bronzo. Per il resto sto amando questi colori, lo metto ovunque, quindi ho deciso di farlo anche sulle unghiette. E ora passiamo all'ultima domanda, l'ultima categoria, che è applicazione del mese. Questo mese più di altri ho utilizzato tantissimo Pinterest, vi metto qua il logo così riuscite a capire qual è, se volete la potete scaricare. È un'applicazione tipo WeHeartIt dove trovare tutte le foto un po' fighette, gli sfondi per il telefono, e io l'ho utilizzato tantissimo per cercare i tatuaggi perché è famosissimo anche per questo fatto, perché potete trovare un sacco di idee per i tatuaggi, font, immagini, chi più ne ha più ne metta, e secondo me è un'applicazione che tutti devono assolutamente avere sul telefono, quindi se non l'avete scaricatela. E nulla, quindi queste erano tutte le categorie per quanto riguarda i preferiti del mese. Come sempre, se vi è piaciuto, pollicino in su e iscrivetevi se ancora non lo siete. Andate a vedere tutti i video che vi ho messo nella scheda info, che nel dubbio indichiamo le due direzioni. Vi mando un bacio immenso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!